Ecco, noi l'abbiamo raggiunto telefonicamente. Ecco, come commentiamo il gesto di ieri sera, sindaco? Fatto dal Don Gianni. Ieri sera siamo rimasti tutti attoniti, non ce l'aspettavamo, è un gesto che ha ferito tutta la comunità varacodiese perché il parroco va difeso senza se e senza ma e quindi ogni attacco al parroco è un attacco a tutta la comunità civile e religiosa. Quindi manifestiamo la nostra solidarietà innanzitutto. La nostra vicinanza e cerchiamo di sostenerlo in modo che lui possa sentirsi da parte di tutta la popolazione supportato in questa triste storia che sinceramente ha ferito un po' tutti. E noi cerchiamo di reagire. In effetti, domani sera ci sarà un consiglio comunale aperto, inviteremo tutte le autorità ad essere presenti, tutti i cittadini, dobbiamo rispondere a questo atto intimidatorio, a questo vile gesto con determinazione e soprattutto compatti, perché dobbiamo dimostrare che il paese è diverso rispetto a quello che sta emergendo in questi giorni, perché noi siamo stati sempre un paese tranquillo, un paese sereno, un paese che ha sempre tenuto fuori dal nostro vivere, dalla nostra comunità queste cose e quindi non ci appartengono certi gesti. Noi siamo un paese che vive serenamente e veramente questa volta siamo sentiti tutti traditi, feriti e delusi. Quindi dobbiamo reagire. Chiederà al signor prefetto al più controlli, ecco, si dovrebbero più controlli in questo territorio. Ma i controlli già ci sono perché i carabinieri sono presenti, peraltro il paese è videosorvegliato, quindi diciamo, i carabinieri ci sono, il lavoro lo fanno, quindi non possiamo dire che il territorio non è tutelato o non ci sia la presenza dello Stato, assolutamente. Varapoli è un paese che ha una caserma che comunque sempre ben organizzata da un punto di vista del personale, quindi da questo punto di vista io devo dire che il fatto di avere una caserma che comunque funziona e lavori bene è un vantaggio per il paese. E quindi non dipende da quello, noi dobbiamo chiedere più carabinieri o più. Questo no, perché comunque Ecco, i però carabinieri l'orario, nel territorio ci sono e lavorano. sindaco, l'orario. Dobbiamo sperare che alcune coscienze, alcune teste si mettano a posto e non facciano quello che hanno fatto. Adesso io non voglio condannare nessuno, mi auguro che sia un fatto isolato, una bravata così fatta senza logica, senza senso, ma che possa comunque essere limitata, circoscritta e che non ci sia nulla dietro e quindi che si possa risolvere al più presto il caso, tant'è che i carabinieri stanno già lavorando, ieri sono stati operativi e hanno preso tutto il materiale che serve per fare le indagini in maniera corretta, in maniera corale e quindi siamo fiduciosi perché sinceramente io da questo punto di vista mi sento tranquillo perché ho visto un pronto intervento da parte sia dei carabinieri che della polizia. C'è stata pure ieri sera la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo e quindi ci siamo. Sindaco, se ci sono. Non ci manca niente, dal punto di vista operativo siamo stati tutti presenti. Purtroppo resta quell'episodio triste, brutto, un po' angosciante perché comunque non si può alle 6, 7 di sera incendiare una macchina, quindi resta Sindaco, l'amarezza per quello che è accaduto se ci e sono. adesso speriamo che. Se le forze dell'ordine arriveranno agli autori o l'autore di questo gesto, vi costituirete parte civile?
Domani nel consiglio comunale vediamo un po' cosa salterà fuori e sicuramente ci costituiremo parte civile. Cioè, è chiaro che un danno all'immagine del paese e quindi dobbiamo reagire con forza. Però queste sono decisioni che spettano un po' a tutti, nel senso che il consiglio comunale ritengo in questo caso sia sovrano. E dovrà uscire con una decisione congiunta, nel senso che va condivisa nella sede giusta. Ma io sono favorevole alla costituzione di parte civile per quanto riguarda l'atto che è successo.